Have a nice week. Lucetti. Ok, in questo Cici Weekly impareremo come diventare dei mostri del multitasking. In altre parole, come fare 2 milioni e 400 cose contemporaneamente. Ok, non è il primo di aprile, ma questo era uno scherzo. Anzi, quello che voglio condividere con te oggi è perché sono del tutto convinta che il multitasking sia una vera e propria grossa bugia, che non ci sta servendo a nulla, a meno che forse tu non abbia appena avuto un bambino. Ma anche in quel caso il multitasking non esiste. Anzi, la stessa definizione di multitasking non è fare più cose contemporaneamente, ma anzi saltellare da una cosa all'altra nello stesso arco di tempo. Il che è la cosa peggiore in assoluto. Infatti, proprio questo saltellare continuamente da una task mentale ad un'altra porta davvero il cervello a stancarsi da morire, e probabilmente è la classica sensazione che sicuramente hai già sperimentato, quella di avere la sensazione di aver fatto mille cose ma di non aver concluso praticamente nulla. E il problema è proprio questo: cercare di saltare da una cosa all'altra nella speranza di risparmiare un po' di tempo non fa altro che renderci più stanchi, più stressati, più irritabili e meno produttivi. Sapevi che un'ora di tempo ininterrotto equivale a ben 3 ore di multitasking? È scioccante. Ma allora perché diavolo amiamo questo benedetto multitasking così tanto? Beh, molto semplice. Credo ci siano 2 ragioni principali. La prima è che ci intrattiene, soprattutto al lavoro, no? Quando magari dobbiamo fare qualcosa che ci pesa un pochino, che ci annoia. La seconda è una sorta di senso di legittimazione. L'idea di essere sempre impegnati a fare mille cose ci dà la sensazione, la parvenza di essere persone più importanti o di avere maggior successo. Senza contare che ci dà l'impressione di risparmiare tempo. In realtà aumenta la quantità di tempo che dobbiamo investire nel continuare a tornare indietro a quello che stavamo facendo prima. Il che mi porta ad un altro punto importante, che di fatto il multitasking è deleterio a 360 gradi. Sono personalmente convinta che non esista un buon multitasking, o un multitasking positivo, chiamiamolo così, perché di fatto il multitasking è la causa principale per cui ci perdiamo momenti importanti di vita. C'è chi è convinto che esista, no, il multitasking positivo, ad esempio, è la classica situazione in cui facciamo una bella corsa e ci ascoltiamo un audiolibro. Io l'ho fatto un sacco di volte e tuttora a volte lo faccio, ma sai perché lo faccio? Perché non voglio pensare all'azione di correre, perché non mi piace, non c'è cosa peggiore, perché non sono sintonizzata con il mio corpo, non sono allineata con dove metto i piedi, sto pensando a tutt'altro. E poi non puoi neanche fermarti per prendere appunti, era così frustrante. Ora, non voglio certo dirti che io sono perfetta e che riesco puntualmente a concentrarmi in ogni cosa che faccio senza mai scivolare nel multitasking, certo che no, ma proprio per questo ho creato questo Cici Weekly, per ricordarci che la vita è fatta di istanti. Ma finiamo per essere troppo impegnati e occupati per accorgercene. Perché? Perché continuiamo a riempire uno stesso istante di un sacco di cose che ci impediscono poi di vivere l'istante a pieno. Sarebbe un po' come andare al ristorante e cominciare a saltellare dal dolce all'antipasto, poi al secondo, poi al primo, poi al contorno. Sarebbe un caos di sapori invece che un gustarci ogni boccone uno alla volta. Quando siamo pienamente in ogni singola cosa facciamo, diventiamo molto più sereni, molto più produttivi, molto più concentrati e molto molto più piacevoli. Questo naturalmente è per le persone che stanno intorno a noi. Quindi è arrivato il tuo momento, il momento più bello di ogni Cici Weekly. Condividi nei commenti qui sotto dove sei scivolato nel multitasking un pochino troppo spesso ultimamente. Non dimenticare mai di condividere la tua esperienza nei commenti qui sotto, perché come sempre ti ricordo che non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.